quest'anno, 2012, riproponiamo la Street Parade, che giunge, diciamo, alla sua terza edizione vera, e lo facciamo perché quello che cerchiamo di fare è proporre un modello di città differente da questo. Secondo noi Bergamo è una città troppo chiusa, troppo legata ad un bisogno di quiete e di silenzio, e in realtà c'è tutta una parte di questa città che ha dei bisogni diversi, dei bisogni di socialità, di incontro, di creatività. E pensiamo che anche il tempo della notte, che a Bergamo sembra sacro per il silenzio, invece abbia una valenza forte. È un tempo in cui appunto i giovani e meno giovani hanno la possibilità di incontrarsi, di scontrarsi, di creare relazioni, scambi, creatività, ed è un tempo che va difeso. Va difeso anche accettando di aprire la città a tutta una serie di iniziative, a creare una cultura dell'intrattenimento. Ci sono altre città italiane ed europee che sono un esempio, in cui l'intrattenimento non è solamente una fuga, ma è un momento aperto, vivo e parte reale della città, che permette anche un approccio diverso. Cioè, spesso l'approccio che troviamo in Italia è un approccio un po' furtivo, un approccio in cui uno scarica le proprie frustrazioni, la propria rabbia. Invece noi vorremmo un riconoscimento di questo mondo, perché davvero attraverso il riconoscimento possa diventare un mondo vivo, aperto e con altri valori. Inoltre pensiamo che ci sia anche un modello di sicurezza diverso per Bergamo. Cioè, non la sicurezza fatta dell'esercito per le strade o nei parchi, ma la sicurezza di una città vissuta, in cui anche il centro città, che oggi è un deserto, possa diventare invece un luogo vivo e partecipato, in cui la sicurezza la fanno le persone che vivono quel posto, vivono quella strada, e creano, insomma, un modello diverso. Ci sono delle vertenze particolari su cui noi andiamo a insistere, che sono ad esempio quella dei trasporti notturni nel weekend, per non essere costretti a tornare a casa con la propria macchina quando si è bevuto un bicchiere di troppo. Chiediamo appunto un centro più vivo e la valorizzazione di alcuni luoghi della città, come già si inizia a fare ad esempio i venerdì sera in Borgo Santa Caterina, piuttosto che a Modolore con tutte le contraddizioni giovedì sera in centro. Chiediamo ad esempio l'apertura serale delle biblioteche, la rivitalizzazione di alcuni luoghi abbandonati quali le caserme, e accanto a tutta questa serie di richieste puntuali invece c'è un discorso più generico di riconoscimento, cioè di riconoscimento di un mondo che è un mondo fatto di divertimento, di cultura, ma anche un mondo fatto di impegno, di impresa, di associazionismo, di lavoro, di impiego, che in questo periodo di crisi comunque tenta di sopravvivere e ha bisogno sicuramente di un supporto da parte degli enti locali e degli attori cittadini. Per quello che riguarda la logistica, la Street Parade sarà il 19 maggio 2012, partirà da piazzale Goisis, ovvero, per intenderci, se siete della città, dal piazzale che c'è di fronte al Lazzaretto, farà tutto viale Giulio Cesare, andrà fino alla caserma Montelungo, dove gireremo a sinistra verso la Torre del Galgario. Da lì faremo tutta la via fino al centro, fino ai Propilei, e ci fermeremo come al solito sotto al comune.